Ciao a tutti, gente, sono Caso 90 e ben ritrovati qua su Vindictus. Ho capito che praticamente la lag in questa parte qua è così potenziata dal fatto che io stia registrando, perché quando non registro va fluidissima sta roba. Comunque, vediamo un po' di vedere la prima missione, il primo dungeon, diciamo, da fare in missione, entrando in sta roba qua. Allora, a quanto pare c'è il segnalino per le missioni, eccetera. Io premo tutto avanti perché. Cosa mi interessa di vedere sta roba? Diamo un pa' sì, bla bla. Sì, parliamo. Talk to Carea. Ok, ci danno la missione. Sì, questo è il coso. Bla bla bla. Andiamo lì. Battle bla bla. Selezione, eccetera. Ok, cioè, possiamo anche uscire così. Dove cazzo si esce? Exit. Ok, lì c'è anche lo skill training a quanto visto, quindi poi qua vedremo un pochettino di prendere i nostri training point, quello che lo vedi. Comunque, a quanto pare dobbiamo andare da questa parte. Andiamo un pochino, io adesso vi faccio vedere la prima missione, giusto per farvi capire un pochettino come si sviluppa il gioco. Guardate che figata quest'arma, bellissima, una falce enorme. Comunque, a quanto pare dobbiamo andare prima qua. Select location qua, create a new party, no, sono da solo, in normal, o create party devo mettere, ok, select battle quest, bla bla bla, ok, che credo sia questa, sì, in normal, ok, private lo mettiamo così, e mettiamo create party, ok, così ce la facciamo da solo e via. The bot could not launch, unable to board because your level is incorrect. Oh, grazie. Create a new part. Ok. Select battle quest. Che cazzo devo fare? Ah, perché io devo fare questa, non quell'altra. Ho sbagliato la quest, scusate. Quello è il problema. Ok, questa è normal, private, create party. Ok, avevo sbagliato facendo la roba. Ok. Si parte? Non ne ho idea. Ok, sì. Ha preparato tutto. Bla bla bla. Ci abbiamo ste robe. Storage chest. Possiamo prendere le nostre cose o prenderne delle altre. Questo, boh, per il momento no. Ah, credo questo sia quello equipaggiato da noi, infatti. Poi ci sono anche kunai. Altre che. No, questa è una lancia, non è un kunai. Poi bombe, eccetera. Ok, direi di andare qua dentro. Puff. Ok, e mettere start. Ok, possiamo anche partire così. Come vedete, possiamo anche spaccare tutto volendo. Puff. Pi 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 pi. Questo sono io, papà Littler. Ok, basta che parta sta roba, boh. Ma cos'era questo qua? Aspetta, no, 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 qua, qua, qua. Questa comunque è la nave che ci porta nelle varie avventure, nei vari dungeon con il nostro party. Ci fa vedere noi e il party. Bla bla bla, Master Level, what up to join? If you join a guild, you receive various guild benefits as well, bla bla bla. Ah, ok, questo praticamente ti fa entrare in una gilda beginner, così a merda, a inizio missione. Così, giusto per prendere qualche beneficio iniziale. Poi, visto che alcuni mi hanno chiesto anche caso, ma fai una gilda, un clan su sto gioco? Ma ora vedrò, sono ancora all'inizio, sono. Cioè, io ho fatto sino a questa quest in sto gioco lo stesso, quindi fatemi andare un po' avanti, poi dopo vedrò di fare qualcos'altro. Comunque, questo è l'inizio del dungeon. Io come al solito spacco tutto a volte che non ci siano ricompense, eccetera. Allora, space bar to jump e poi attaccare in volo, credo. Ok. Boh, vediamo un po'. Ah, così è lo smash. Ecco, col tasto destro si può fare lo smash. In questa maniera. E poi, boh, prendere a calci il nemico così a terra. Ok, questo non me lo ricordavo lo stesso. Molto interessante, direi. Per voi che magari volete provare il gioco. E per voi che ci volete anche giocare, soprattutto. Puff. Non so, molti mi hanno detto. No, tipo Alex già l'ho un pochettino incuriosito con sto gioco. A quanto pare vuole giocarlo anche lui. Quindi magari i prossimi dungeon più avanzati, anche perché non è che ve li farò vedere tutti, perché un pochettino una cosa lenta poi così. Però tipo i prossimi dungeon magari ci sarà anche Alex, da quello che ho capito se lo vuole scaricare anche lui. Quindi vedremo più avanti, magari ci vedrete a tutti e due così. Oh, qua ci sono altri nemici. Puff! Al momento non ho abilità, quindi a quanto ne so,
Aspetta un po'. Ah, ecco. Così posso fare il finish, eccetera. Boh, get. Che è sta roba? Ok, una spear. Ah, ecco, dobbiamo premere sugli oggetti per poterli prendere, a quanto ho capito. Cioè, non prendere, nel senso per prenderli da terra, ecco. Così, per lootare il loot. Vieni qua, distruggi, va. Ok. Qua che c'è? Finito così. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Ah no, ok, ci sono solo sti due qua. Puff. Overkill. Attack enemy by kicking them. Ah, ok, con la R possiamo calciare i nemici che sono a terra, semplicemente. Boh, tipo così. Molto utile, non gli faccio niente, tipo. Finish con cosa? RB, boh. Ok, e get. Possiamo prendere sta roba lo stesso. Allora, abbiamo preso Empty Battle. Servirà molto. Boh, chissà cosa serve. Al momento non ne ho idea neanche io, gente, quindi. Non che. Caso, ma cosa serve questa roba? Non ne ho idea, neanche io. Siamo in tanti a non capire al momento come funziona il gioco. Però vedremo più avanti, dai, vedremo più avanti. I Break the Wooden Fells e proceed. Ok, fatto. Boh. Cacciando i vasi a cazzo, così. Allora, F aim. Ah, possiamo fare così. Boh. E poi sparargliela in faccia. Fantastico, gente, fantastico. L'abbiamo ucciso. Ah, posso anche raccogliere le armi dei miei avversari e utilizzarle. Vediamo un po'. Riuscirò tipo a colpire sta roba? No. Perfetto, sono un genio proprio. No, scusate perché adesso mi diverto con sta roba. Cioè, non scherziamo perché. Ok, auto aim, throw. Ah, ok, con tutti e due. Puff. Niente, non ho colpito. Vabbè, colpisco così, va a cagare, chi è? Cos'è quello? Get. Mio. Che era? Magic powder. Ah, ok, grande. Olè, boh. Finish? No, boh. Posso comunque sia calciarlo. Te. Così a schifo. Ok, vediamo un po'. Beh, adesso posso utilizzare anche le loro armi così a schifo, se non voglio utilizzare le mie. Puff, 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 puff. Ok. Solo che finiscono prima. Non so a cosa serve effettivamente. Le mie armi dovrebbero essere più forti delle loro, però va bene lo stesso, va. Dai, venite. Venite qua con me. Ok. Ah, è vero, con Shift posso fare sta roba. Mi dimentico sempre i tasti. Woodman Guard. Ok, questo credo sia un boss. Quindi vediamo un po' di uccidere prima gli stronzettini piccoli. Nope. Nope. Vieni qua. Puff. Questo non fa. Oddio. No. Cazzo, questo mi ha colpito, stronzo. Sì, non voglio. Voglio colpire lui. Ecco, ok. Questi sono morti, questo finish. Quindi diamogli un calcione. No, non gli ha dato un calcione. Però devo prendere questa roba. Scusami che sta scappando. Ok, grazie tizio. C'è il boss nel mentre che mi stava attaccando. Oddio, no. Ok. Vediamo un po'. Si è abbassato tutto, non ho idea del motivo. Si sono abbassati tipo i suoni sul gioco. Puff, puff. 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 Oddio, che cacchio. Ok, vai. Comunque adesso come vedete abbiamo anche la barra della vita su. E abbiamo distrutto il boss. Niente, guardate che figo. Litner era la più figa di tutte, gente. Non c'è altro da dire. Ok, posso prendere anche la roba qua. Dove sono? Ok, grazie. Fatemi prendere tutto il loot. Perché può servire. Wood plank. Sicuramente potremmo craftare degli oggetti con queste robe. Ovviamente, perché. Ok, vedo un attimo perché si è abbassato il suono. Ok, rank A. Non so perché mi ha abbassato tutto, anche la registrazione. Spero si senta bene tutto. Se no mi tocca rialzare il volume a qualsiasi cosa. Comunque, B, SS, SOT, abbiamo preso una A. Ma non male, dai. Vediamo un po', soldini, XP un sacco, AP, niente. Bla bla bla, save screenshot, no, non mi interessa. Close, ok. Qua ce l'abbiamo fatta, return to town. Normalmente dobbiamo prendere tipo ste robettine qua. Credo siano tipo soldi. Boh, non ne ho idea, vedo di tutto davanti. Dovrò disabilitare anche quella roba della chat perché è enorme, tipo. Non vedo niente.
Vediamo se si trova altro qua. Ah, ecco, qua ne ha rilasciato altri. Qua è tutto pieno. Sono semi invisibili se sono, io non vedo quasi niente. Quindi, ok. Comunque, gente, questo era il primo dungeon, se non erro. Ora uscirò da qua e poi mi metterò, diciamo, mi metterò a cominciare questa avventura con Litner, che ora è a livello 2, quindi attenzione, attenzione. Quindi, gente, spero che il video vi sia piaciuto, che il primo dungeon sia stato più o meno interessante, anche se ovviamente è tipo un dungeon, non lo so, di training iniziale. Quindi mettete tanti like, condividete il video se vi è piaciuto. Commentatelo qua sotto scrivendomi se il gioco vi piace, se, cosa ne pensate di sto giochino al momento, se fa per voi oppure se preferite qualcos'altro. Quindi ci vediamo prossimo qua su un'altra avventura su Vindictus o su un altro free to play scelto dal sottoscritto o anche da voi. Ciao a tutti!